Oggi è di cena Lebbio, Sambucus ebulus. Molto somigliante al sambuco nigra, ma questa è una pianta tossica. È una pianta tossica che ha, se noi sentiamo l'odore delle foglie, un odore fetido, molto sgradevole. Se noi invece viceversa andiamo a sentire l'odore del fiore, cosa che io ho fatto prima, invece avvertiamo che l'odore è gradevole. Vedete però gli insetti come se ne godono, come se ne nutrono. Allora perché è gradevole? Perché contiene il fiore l'acido cianitrico, quindi il cianuro. Ecco perché è tossico. Tuttavia, anticamente questa pianta veniva molto usata. Qui da noi in Calabria, ad Acri, si chiamava come nome comune dialettale Ievudo. Ci ho messo tanto a scoprirlo. Sentivo dire Ievudo, però poi finalmente sono riuscito a capire che era Lebbio. Questa pianta era molto importante anticamente perché serviva a guarire le ferite dei buoi quando venivano aggiogati, e il giogo sul collo ovviamente creava scoriazioni, ferite, col rischio di creare, di avere, ottenere, avere delle infezioni, di infettare, no? Di creare edemi, gonfiori, eccetera. E allora si usava questa pianta, che evidentemente aveva un potere cicatrizzante, un potere disinfettante, un potere diciamo antinfiammatorio. Quindi è una pianta da non trattare come, come dire, pianta di medicina familiare o di medicina popolare, però il popolo anticamente la usava, quindi con le dovute cautele e con mani esperte, con trovando nella tradizione anche nelle culture, nell'etnobotanica, nelle culture antiche e tradizionali, ovviamente noi sappiamo che la pianta può avere di nuovo un utilizzo e un impiego. Quindi Sambuco ebulus, da non confondere con il Sambuco buono, quello edule, che si può usare come terapia tranquillamente familiare e medicina popolare. L'abbiamo detto in un altro video. Questa è una pianta invece abbastanza tossica, anzi da cui stare alla larga, ma non che toccandola per esempio non c'è problema, ecco. Però non la consumiamo, non ci facciamo tisane, non ci facciamo, a meno che non siamo veramente esperti in qualche cosa, esperti, assai esperti in materia. Per il Sambuco ebulus, dalla cooperativa Comunità Domilani, quello è Acri, ecco il nostro paese, forse non si vede bene perché c'è il sole di fronte, ma questa è la nostra collina dei gelsi e delle piante officinali, sia commestibile che anche a volte tossiche e velenose.